Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i Foxeer Datura, nuovi motori ad alte prestazioni ideali per droni FPV. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I Foxeer Datura comprendono motori con varie misure KV. Partendo dai più piccoli abbiamo i 1404 da binaria elica da 3 o 4 pollici, i 2105.5 ideali per droni ultraleggeri da 4 o 5 pollici e i 2306.5 e 2207.5 per droni da 5 pollici racing o freestyle. Per questa recensione ho scelto il 2207.5. In ogni caso tutti i motori di questa serie sono simili per qualità costruttiva e accessori a corredo, quindi anche se scegliete un altro motore potete vedere lo stesso la recensione per farvi un'idea generale su questi Foxeer Datura. I 2207.5 che ho scelto sono disponibili con 1960 kV e 2750 kV, i primi da binaria lipo da 5 o 6 celle, gli altri per lipo da 3 o 4 celle. Questi KV sono particolarmente elevati e rivelano una natura molto aggressiva dei motori, ma questo lo vedremo più avanti in fase di test. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il motore, un dado autobloccante, un set di viti per braccetti da 4 mm e un set di viti per braccetti da 5 mm. Il dado autobloccante è un M5 Slim, ovvero più sottile dei classici dadi che troviamo abbinati ai motori di questo tipo. Molto spesso infatti capita che le eliche abbiano uno spessore tale da non permettere alla parte autobloccante di aderire alla filettatura, i dadi Slim invece risolvono questo problema. I cavi motore sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 15 cm. Il peso del motore è di 34.3 grammi. Il motore è di tipo open bottom con campana fissata tramite vite, caratteristica ormai standard per motori di questo tipo. I fori di fissaggio sono da 16 x 16 mm. I magneti sono degli N52H curvi e la distanza con lo statore è davvero minima. Su alcuni troviamo questa colla nera, è importantissimo non rimuoverla perché viene applicata dal costruttore e serve per bilanciare il motore. Guardando il motore dall'alto notiamo come gli avvolgimenti siano fatti da un unico filo, questo garantisce performance migliori rispetto agli avvolgimenti fatti da tre fili. L'albero motore è in titanio cavo, soluzione che offre la massima resistenza al minimo peso. La sua altezza è di 11.5 mm, leggermente più corta della media. Proprio per questo a mio parere Foxeer ha optato per fornire dadi di tipo slim. Nella base troviamo queste sporgenze che aiutano a non far slittare l'elica. A questo punto è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520. A tal proposito userò come sempre tre eliche dal pitch diverso, delle JPRC 5040, delle HQ Pro 5045 e delle Genfan 5149. Come lipo userò delle CNHL serie Black 6S100C. A partire da questo test e per tutti i successivi userò tre lipo in serie, questo per avere la massima consistenza possibile ed eliminare eventuali errori che potrebbero essere causati da una singola batteria. I risultati dei test parlano chiaro, si tratta di motori dalle prestazioni molto alte e la spinta prodotta è impressionante. Sicuramente il merito di una qualità costruttiva generale di alto livello abbinata ai 1960 kV. Come potete notare con le Genfan Hurricane il test al 100% non si è concluso, questo perché i motori hanno generato una potenza superiore ai 1300 W, mandando in protezione l'RC Benchmark non appena raggiunta questa soglia. Presumibilmente la spinta si sarebbe attestata intorno ai 2 kg, la corrente intorno ai 45 A e l'efficienza a 1.7 g/W.
Per questo motivo sconsigliò sempre l'utilizzo di eliche dal pitch alto abbinati a motori con KV elevati. La potenza generata infatti potrebbe superare i limiti di tolleranza del motore e di conseguenza sia danneggiare il motore stesso che l'elettronica del modello. Detto questo, nonostante la spinta sia molto elevata, il resto delle specifiche rimane proporzionato, come l'efficienza che si aggira su valori standard. Infatti ci si potrebbe aspettare che motori ad alte prestazioni abbiano una bassa efficienza, ma così non è stato. I valori sono nella media e vanno bene. Il consumo di corrente si attesta intorno ai 40-45 A. Per questo motivo, per avere un margine di tranquillità, consiglio di abbinare ESC da 55 A o superiori. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Sicuramente possiamo dire che Foxeer è un brand molto apprezzato per quanto riguarda le videocamere FPV, mentre un po' meno conosciuto per il resto delle componenti. Ultimamente però questo brand sta ampliando il suo catalogo, proponendo una serie di componenti FPV di alto livello. Basti pensare agli ESC e Flight Controller della serie Reaper, che sono tra i migliori attualmente presenti in commercio. Bisogna quindi inquadrare questi Foxeer Datura sotto quest'ottica, ovvero dei motori relativamente giovani di un brand che vuole conquistare la fascia alta del mercato. In questa fascia troviamo marche molto conosciute ed apprezzate dal pubblico più esigente, che già da tempo offrono soluzioni di ottimo livello. Tuttavia, per chi volesse provare qualcosa di nuovo e magari non si trova bene con quello che è già presente in commercio, questi Foxeer Datura risultano essere molto validi e meritano una possibilità, in quanto di certo non sfigurano in una build di fascia alta. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione dei Datura 2207.5. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.